telegrafico perché non voglio abusare ulteriormente della vostra pazienza e quindi cercherò invece che fare un intervento in pillole di fare qualche considerazione sugli stimoli raccolti dalle precedenti relazioni. È chiaro che noi stiamo attraversando una fase importantissima dal punto di vista, un'epoca di mutamenti, una rivoluzione tecnologica e non solo tecnologica, faceva riferimento a tutte le relazioni precedenti del direttore, del professor Bellini, della Fossano, uno scenario di grandi mutamenti che comportano anche dei cambiamenti nel modo di fruire e di immaginare, di consumare i prodotti culturali. Forse l'unica rivoluzione paragonabile nella storia della comunicazione è stata quella di Gutenberg con l'introduzione della stampa a caratteri mobili, talmente ha cambiato l'impatto nella vita sociale questa rivoluzione che stiamo attraversando e che abbiamo visto come ha avuto degli elementi decisivi anche nella rivolta dei giovani nel Maghreb, in tutto il Mediterraneo. E a questo scenario di grandi cambiamenti corrisponde poi dietro le quinte, a cui hai fatto riferimento tu Roberto e con la quale faceva riferimento il titolo di questa iniziativa, cioè una guerra planetaria per l'egemonia, per il mainstream, per il controllo dei contenuti. C'è questo bellissimo libro che tu hai citato di Frédéric Martel che parla proprio di questo, cioè noi adesso come dietro le quinte c'è una grande battaglia tra le major, tra le telco, tra le grandi case di produzione cinematografica, di telefilm, di informazione, di musica, tra i colossi che si occupano delle nuove piattaforme di distribuzione del segnale dal satellite al digitale, tra i grandi colossi del web che lottano per accaparrarsi segmenti del mercato globale della comunicazione. Una battaglia straordinaria in cui, ci dice proprio Martelli in questo libro, c'è la grande influenza dell'America, c'è il grande dinamismo, il grande protagonismo anche lì dei paesi emergenti, la Cina, il Brasile, l'India, c'è Bollywood che stranamente c'è in questo libro, dice, sta avendo una grande capacità di penetrazione anche nel mercato africano con i suoi prodotti, e c'è il declino e il crepuscolo, e veramente cerco di essere la chiusura dell'Europa e nell'Europa in particolare dell'Italia. In questa fase difficilissima si inserisce il quadro della prima industria culturale del nostro paese, che è appunto la RAI, il servizio pubblico che affronta questo scenario globale così impegnativo vivendo una fase di crisi, di doppia crisi, una crisi economica, perché c'è il rischio all'Italia dietro l'angolo, una difficoltà a far quadrare il bilancio, e una crisi di reputazione dovuta a quello di cui avete accennato prima. Voglio dire, basta vedere il TG1 tutti i giorni per capire per cui c'è una crisi di reputazione e c'è, come dire, un crollo nella, a parte alcune lodevoli eccezioni, nella percezione della credibilità del servizio pubblico fra gli italiani. E questa crisi però allo stesso tempo, come dire, può essere un'opportunità perché in tutta Europa il passaggio, il traghettamento dall'analogico al digitale sta offrendo l'occasione per il ripensamento della mission del servizio pubblico. Sta accadendo in Spagna, sta accadendo in Germania, sta accadendo in Francia, è l'occasione per un momento di profonda riflessione da parte di tutte le forze politiche, di tutte le forze culturali e intellettuali su quale deve essere il ruolo, quale deve essere il compito e la missione del servizio pubblico, che va ripensato di fronte a tutte queste grandi sfide di cui abbiamo parlato. E in tutta Europa, sintetizzando, la ricetta che si sta intraprendendo è quella di più qualità, meno scimmiottamento del commerciale, cioè di accentuare gli elementi identitari del servizio pubblico, le peculiarità, le specificità del servizio pubblico, di quindi fare, dal punto di vista del finanziamento, qui è chiaro che però questo va in un discorso, come dire, che se non affrontiamo poi la questione del conflitto di interessi e dell'antitrust rischia di essere veramente accademico, però dal punto di vista del finanziamento più canone e meno pubblicità, e ovunque dal punto di vista dei contenuti puntare su più qualità e più addirittura c'è una riscoperta, è una cosa che noi qui abbiamo liquidato forse troppo presto,
una riscoperta della funzione pedagogica del servizio pubblico. Noi qui consideriamo un tabù ormai la parola pedagogico, sento anche Giulia nel suo intervento, ha detto non voglio una TV, un servizio pubblico pedagogico, però il dibattito, ci sono gli scritti anche di intellettuali, di direttori di rete in Europa, sta riscoprendo la funzione pedagogica, che noi, per noi è un retaggio della stagione della paleotelevisione di Ettore Bernabei. È chiaro che non deve essere quell'accezione, diciamo così, passata e unidirezionale e arcaica di pedagogia, ma se per funzione pedagogica intendiamo nell'accezione più moderna, cioè di una TV che sa proporre dei valori, dei saperi, che sa educare la cittadinanza, e sappiamo quanto ce ne sia bisogno, questo tipo di approccio è compatibile anche con lo share e con gli ascolti. In questo senso, se vogliamo, direttore, in fondo non c'era in questa accezione moderna il fatto che ci siano più pedagogie. Più pedagogie, chiaramente, pluralismo pedagogico, però se vogliamo, anche vieni via con me, che è stato anche un grande successo, in questo senso ha avuto una tensione pedagogica che la attraversava, cioè di proporre dei valori, in questo, non di inculcare, diciamo così, come dice il Premier, ma di proporre dei valori. È un percorso anche di, come dire, palestra per contribuire a fabbricare l'identità e la cittadinanza di cittadini appunto più liberi, più consapevoli, più che esercitano la propria partecipazione alla vita civile con più consapevolezza. Quindi in questo senso si può anche, come dire, rompere il tabù e riparlare di TV, di un'accezione pedagogica della televisione, nel senso che può contribuire anche Benigni, no? A Sanremo, se vogliamo, era attraversato da questa, in questa accezione, un aspetto pedagogico nel proporre questa bellissima performance poetica alta sull'unità nazionale e sull'inno. E quindi chiudo davvero, perché insomma, se non voglio abusare ulteriormente, siete stremati, diciamo così, dalla vostra pazienza. Quindi credo in questo senso, ecco, c'è una sfida importante per il servizio pubblico che può ripensarsi nel passaggio dalla logica digitale, può ripensare la propria mission, scommettendo dunque sulla propria originalità, tornando a essere fucina di creatività, fucina di talenti, bottega dei mestieri per dei nuovi professionisti della televisione, sperimentare dunque, ecco, appunto, un servizio pubblico che fa meno Isola dei Famosi e più Vieni via con me, più Alberto Angela, più Report, compatibilmente con lo share, perché questo è il modello che si sta affermando in tutta Europa di servizio pubblico, senza scomodare la storica BBC, e che dunque appunto inseguendo l'originalità e non scimmiottando e non accettando l'egemonia del modello delle commerciali e delle private, riesce appunto ad avere una sua nuova specificità, un suo nuovo rilancio, e perché no, magari a sfatare quella celebre battuta di Woody Allen per cui quando metti più canali spesso l'unica differenza sono le previsioni del tempo. Grazie. Grazie Gianluca, ringrazio tutti per il contributo e vi do appuntamento al prossimo giovedì, dove presenteremo il libro di Cantoni, Gattopardi, qui alla stessa ora. Grazie a tutti. Grazie.